Buongiorno a tutti, buona domenica. Mi scuso per questa edizione straordinaria, questa diretta, ma era doverosa, era necessaria per appunto spiegare e dare qualche istruzione per la manifestazione di domani. Hashtag io non mi copro gli occhi. Prima però di spiegare, sarebbe il caso di riflettere con voi su una serie di interrogativi che ognuno di noi dovrebbe porsi, cioè che tipo di vita vuole vivere? Che tipo di, come dire, che tipo di mondo vuole vivere? Che tipo di mondo vorrebbe abitare? Che tipo di anima vorrebbe avere? Questi interrogativi che sembrano lanciati così un po' sul tavolo, no? Di questa diretta mattutina domenicale. Io ho ancora il volto abbuffato dal sonno, no? Del sabato sera. E mi vedete così sorridente e così allegra perché naturalmente fa parte del mio carattere, ma soprattutto perché ho la possibilità di essere quella che sono, di esprimere quello che sento, di appunto dire al mondo: questa sono io con i miei pregi, i miei difetti, ma questa sono io con la mia unicità. Questo è un qualcosa di estremamente, come dire, magico, meraviglioso, non è dovuto. È vero, noi viviamo in delle società democratiche, delle società nelle quali ci permettiamo il lusso di parlare tanto, di esprimere i nostri pensieri e quindi, come diciamo, società occidentali, a mio avviso, spesso straparliamo, spesso diciamo forse troppe cose e ci priviamo di un elemento fondamentale per restare in connessione con noi, che è il silenzio interiore, che poi è quello che ci consente veramente di metterci in contatto con la parte divina, no? La parte migliore, tra virgolette, di noi e quindi arrivare alle nostre verità. Quindi, questo preambolo di parole, ma voi sapete, chi mi segue e mi conosce sa che io amo tanto comunicare ciò che sento al mondo. Serve perché deve appunto essere come base per l'interrogativo, cioè chi vogliamo essere, che cosa, che impronta vogliamo lasciare in questo mondo. Dice Argi, ma è domenica mattina, ma che dici? Sì, hai ragione, la condizione delle donne afghane, sì, è vero, è disastroso, è doloroso, stiamo soffrendo tutti, e quindi sui social impazzano queste manifestazioni di solidarietà, verbali, di dolore, diciamo, come dire, di difficoltà, ecco, anche emotiva nell'approcciarsi a questo tipo di situazioni, di vicende che purtroppo stanno opprimendo un intero popolo. Ma non bastano quindi le parole. Le parole devono essere suffragate dalle azioni, altrimenti siamo società che ci riempiamo che si riempiono la bocca, no? Spesso. Chi mi conosce sa, qua ci sono una serie di commenti che io adesso leggo. Ecco qui c'è anche la co-organizzatrice Valeria Montagna che salutiamo. Guardate anche lei con il burka perché noi abbiamo messo le nostre fotine di Facebook, visto che i social servono a questo fondamentalmente, non solo a farsi selfie. Io sono una molto social, mi conoscete, mi faccio tanti selfie, ho grandi consensi, sicuramente ringrazio tutti, però il social serve anche per manifestare qualche contenuto ogni tanto e non solo selfie. Questo per diciamo per una conversazione che ho fatto con una carissima amica. Poi stamane, perché facevo conversazioni filosofiche a prima mattina. Saluto Luca, un bacio forte. Saluto Giuseppe, un bacio forte. La carissima Adriana, la mia scienziata preferita, fantastica. E sì, essere una donna libera. E anche il caro Paolo Palopoli che saluto con tanto affetto perché mo ci vuole, lui può capire appieno, no? Perché uno che vive la sua vita fa molto caldo oggi, ragazzi, non so quanti gradi sono. Allora, veniamo al tema della diretta perché sennò poi diventa troppo lungo e ovviamente chi sta a mare, chi si fa l'aperitivo, chi deve andare a pranzo con i genitori, chi deve andare a pranzo con gli amici, perdiamo poi, ecco, l'attenzione che cala, come dice mio padre, che è un grande avvocato, parla poco perché dopo 5 minuti l'attenzione delle persone calano. Già siamo a 6 minuti e 23, vedo che però siete comunque abbastanza, devo dire la verità, qui sul display vi vedo quanti siete, ma aumenterete perché sapete le dirette Facebook come funzionano, aumentano
di visualizzazioni ad ogni non so tot, va bene. Detto questo, allora, domani c'è questa manifestazione a Piazza del Plebiscito a Napoli, a partire dalle ore 19, colgo l'occasione per ringraziare i giornalisti che hanno diffuso questa notizia, quindi ringrazio tutta la redazione del Mattino, ringrazio la redazione di Repubblica, ringrazio la redazione del Tabloid, la redazione di Iuris News, la redazione di Napoli Report e tantissimi altri che ci stanno dando una mano per diffondere appunto questa iniziativa. E allora, domani c'è appunto questa manifestazione che nasce, aspettate, c'è Elena Varriale, che è la grande poetessa che mi ispira sempre, la grande Elena, mi piace la tua idea di unicità, a chi non è consentito non ha libertà, a loro dedico questa poesia unica, è il nome che voglio, unica è il nome che posso, unica è il nome che sento, unica è il nome che annuncio. Vedete che emozioni, no? Che poi crea tra virgolette il sentire comune, no? E quindi ringraziamo Elena, che è una poetessa che sforna poesie come se fossero, non so, proprio il pane quotidiano. Lei invece di fare il pane, invece di cucinare, fa le poesie. Quindi la salutiamo e le diamo un grande bacione. Domani alle ore 19, a partire dalle ore 19, ci riuniremo in Piazza del Plebiscito con un pareo, un fazzoletto, una sciarpa, quello che sia, per simulare appunto un burka. La manifestazione è molto semplice, ovviamente. Ci riuniamo chiaramente nel rispetto delle norme anti-Covid, quindi con le mascherine a distanza, questo è logico, proprio per evitare, saremo a distanza in un luogo aperto, quindi non c'è pericolo, e porteremo un fazzoletto. Allora, poiché molte persone già mi hanno scritto, mi hanno detto, ma io non lo so fare il burka, allora io ho pensato di fare questa diretta per diciamo spiegare praticamente come si fa. Questo è un pareo, vedete quanto è bello? C'ha pure un bellissimo colore. Allora, è facilissimo, ragazze, questo per le donne, perché gli uomini possono venire tranquillamente senza. Vedete? Ecco qua. Allora, io indosso il pareo, faccio così, poi vi dico, munitevi di una spilla da balia, sapete? E mettete la spilla da, tirate qua, e mettete la spilla da balia qua. Ecco qua. Ecco fatto il burka. Certo, non è il burka delle donne afghane, delle nostre sorelle afghane, perché ovviamente là non si vedono neanche gli occhi, però è per dare comunque un'immagine, un simbolo, perché è chiaro che tutto l'Occidente femminile, contemporaneo ed emancipato, autonomo e libero dovrebbe scendere in piazza tutte con il burka, tutte con il burka. Le donne vicine alle donne dovrebbero essere in piazza tutte con il burka. Quindi io dico, e siamo a 9 minuti e 24, grazie Elena Varriale. C'è anche un uomo. Allora, venite uomini, venite, portate i vostri figli, portate le vostre mogli, fategli indossare il burka. Donne, venite, portate i vostri figli, portate le vostre figlie, portate i vostri uomini e indossate il burka. Pensate che mentre noi parliamo e ci facciamo la colazione, prendiamo il caffè o comunque faremo l'aperitivo più tardi, ci sono situazioni e scene inenarrabili in Afghanistan. Pensate che con l'avvento dei talebani ritornerà tutta la questione delle spose bambine, queste bambine che a 9-10 anni già sono costrette a essere spose quando dovrebbero giocare con le bambine. Insomma, voglio dire, sono temi così complessi, così dolorosi, che è chiaro, il tenore della mia diretta è sempre molto spensierato e molto allegro perché fa parte del mio carattere, ma sono situazioni tragiche, situazioni veramente gravi, e sento insieme alla mia coorganizzatrice di questo evento, Valeria Montagna, che purtroppo ha problemi, diciamo, di connessione video, per questo non c'è, ma ci segue, ci sta seguendo. Noi volevamo lanciare un messaggio che fosse, diciamo, svincolato da qualsiasi sigla politica, e quindi lanciato come appello da due cittadine, due donne libere, indipendenti, autonome, per questo estremamente fortunate, alla cittadinanza tutta. Quindi condividete questa iniziativa, cerchiamo di essere tanti, diamo un messaggio forte che Napoli possa fare da, come dire, apripista a un messaggio simbolico per tutta l'Italia, perché io credo che se le persone si uniscono possono realizzare grandi cose, cioè il momento di agire, basta solo a parlare, sui social non si parla di altro, non si parla di altro, non si parla di altro che di Afghanistan, scendiamo in piazza, gridiamo no, il nostro dissenso, facciamo vedere che l'Occidente non è cieco, non è sordo
a queste grida di dolore. Io non so voi, ma quando ho visto il video della madre, delle madri che lanciavano i bambini oltre il muro, io ho pianto un'intera mattinata. Cioè, noi non possiamo stare zitti, noi abbiamo il dovere morale, e cioè, non è che sono loro e noi, siamo tutti parte di un unico corpo. Siamo tutti parte di un unico corpo e quindi se soffrono loro, soffriamo anche noi, o comunque soffriremo. Quindi è il nostro dovere essere presenti anche con un gesto simbolico, secondo me. E Claudio La Rosa, ti saluto, salutami la tua dolce moglie e i tuoi bambini. E Adriana, sì, siamo tutti distrutti da questo momento storico così complesso, cerchiamo appunto, come dice Valeria, di diventare umani. E Salvatore dice: abbiamo talebani infiltrati in Italia, in Parlamento, preoccupiamoci di questo. Allora, questo è un tema, Salvatore, che visto che tu lo sollevi, lo affrontiamo. Ora, noi non vogliamo entrare, diciamo, nella polemica politica. Quello che abbiamo pensato io e Valeria, perché com'è nata questa manifestazione? Ci siamo sentite venerdì al telefono, eravamo al mare, quindi eravamo libere di esibire i nostri corpi con costumi succinti, perché anche questa è una libertà, sotto al sole e dedicarci a noi stesse. Ci siamo sentite un attimo, siamo colleghe, siamo amiche naturalmente, e abbiamo detto: noi dobbiamo scendere in piazza, dobbiamo fare qualcosa, e quindi è nato hashtag io non mi copro gli occhi. È nato così, in maniera estemporanea. Nell'arco di 2 giorni noi abbiamo realizzato tutto questo. Ovviamente grazie alle persone che ci hanno aiutato e che ci aiuteranno. Dobbiamo essere tanti. Vi prego, siamo tanti, non facciamo sempre come la solita umanità che si riempie la bocca e non agisce. Se credete nel concetto della libertà della donna, se credete che, diciamo, se siete d'accordo con quello che diciamo anche noi, venite in piazza, le nostre sorelle afghane. Mio amico, ieri parlando, Antonio, che saluto, esploratore digitale, lo salutiamo perché, anzi, vi invito a seguirlo, diceva: ma dovrebbero ribellarsi, cioè dovrebbe partire un gesto di ribellione. Però io a lui ho detto: se tu non sei consapevole di te stessa, cioè vediamo tante donne che sono sottomesse agli uomini, anche se sono libere in democrazia, no? Sapete, al di là, diciamo, degli episodi di violenza, ci sono anche donne che sembrano tanto autonome, indipendenti, ma poi per gli uomini, pur di tenersi un uomo, farebbero qualsiasi cosa. Quindi, diciamo, anche superare, andare oltre l'amore di se stesse, figuriamoci lì in quei contesti. Però magari se questa notizia arriva a queste donne, magari loro in Afghanistan, se qualcuno legge, magari si sente meno sola. Questo è il tentativo. Questo è il tentativo. Noi l'appello che facciamo è alle donne, le donne vicine alle donne, noi donne siamo, prima di tutto dobbiamo essere sorelle, dobbiamo essere unite e soprattutto dobbiamo essere vicine alle nostre, diciamo, simili che non hanno avuto la nostra fortuna. Se noi oggi siamo qui, se io oggi sono qui a parlare con voi attraverso uno schermo nella totale libertà, è perché ovviamente il mio popolo, insomma il mio Occidente, ha fatto i suoi percorsi, è perché c'è stato qualcuno che ha lottato e che ha dimostrato l'importanza, cioè che ha lottato per l'importanza della libertà, dei valori democratici, dell'autonomia, dell'indipendenza. Noi abbiamo il dovere di fare lo stesso. Quello che succede in Afghanistan, quello che, ecco, brava Elena Parriale, le conquiste vanno sempre difese, esattamente, amica mia. Quello che succede in Afghanistan è un problema di tutti noi. Noi non siamo fuori da questo problema, noi siamo nel problema. Non ha importanza se ci sono chilometri di distanza che ci separano da queste persone, noi abbiamo lo stesso problema. Io non sento distanza tra me e una sorella che sta lanciando suo figlio oltre un muro, chiaro? Quindi dobbiamo essere numerosi, cerchiamo di dare un segno. Lo so, qualcuno penserà: Argi, tu sei troppo idealista, ma io non ci credo a questa cosa dell'idealismo. Io credo che le persone
Così come parlano, così devono agire, altrimenti non sono credibili. E noi come Occidente non siamo molto credibili nell'ultimo periodo di tempo, cioè della storia. Perdonate, ma io ho fatto Valeria, infatti noi non ci copriamo gli occhi, brava, te socia. E ho fatto un discorso a braccio con il cuore, perché sapete, chi mi conosce lo sa, io non preparo mai, non c'ho mai un canovaccio, insomma vado all'unisono con quello che sento. Quindi sono 16 minuti. Vi aspettiamo domani in piazza del Plebiscito. Non sottovalutiamo il messaggio di Salvatore Massa. Sì, Adriana, tu hai ragione, ma infatti è vero, sono tra di noi. Ma voi sapete una cosa? Vi confesso questa cosa. Io appena ho creato l'evento, venerdì, mi è arrivato un messaggio da Facebook che mi avvisava che qualcuno aveva tentato di entrare nel mio profilo Facebook, il che vuol dire che probabilmente siamo tutti guardati, controllati, c'è chi ci segue, c'è chi ci osserva. Questo sì, questo per dire che quello che dice Salvatore Massa e che sottolineava Adriana non è tanto sbagliato, però in questo momento occorre avere il coraggio e la forza anche per loro. E poi dico una cosa, cara ai miei amici maestri spirituali, ai miei grandi maestri che saluto e che diciamo, grazie ai quali io oggi sono anche insomma, la persona che sono. Il nostro, grazie Marcello Lala, lo saluto, tra l'altro portavoce per la campagna della comunicazione per il Partito Italia Viva, sono molto felice che ci sarai, anzi saluto anche i nostri amici della politica che ci saranno domani, mi hanno chiamato in tanti e mi hanno detto che ci sarebbero stati, ma noi confidiamo. Quindi Marcello, noi ci vediamo domani, sempre in prima linea, Valeria il nostro urlo di dolore e Salvatore, in ogni caso condivido l'iniziativa e mi associo alla tua profonda sensibilità. Grazie Salvatore, lo so che mi vuoi bene e sono convinta che insomma sarai anche tu con me domani, con me, con Valeria, con tanti altri amici. Poi vi lascio con quest'ultima riflessione. Il detto l'unione fa la forza e la speranza, come dice Giuseppe Caputo, l'unione fa la forza non è soltanto da concepire, a mio avviso, da un punto di vista corporeo di materia. Perché un po' noi occidentali abbiamo perso il contatto con lo spirito. Ultimamente parlavo con degli amici insomma, con i quali approfondivo delle conoscenze che battevano sempre sullo stesso aspetto, cioè che lo spirito è carente, cioè loro non credono nello spirito, sono più vicini alla materia perché è un qualcosa che possono toccare, è tangibile, qualcosa che possono vedere, qualcosa che possono sentire, no? Qualcosa che possono percepire con l'ausilio dei cinque sensi. Quindi l'unità, l'unione fa la forza, quindi l'unità, non è però da concepire solo dal punto di vista materico, proprio nel senso siamo fisicamente tutti insieme, ma soprattutto dal punto di vista energetico. In questo momento i grandi maestri spirituali dell'Oriente o delle dottrine ovviamente spirituali, esoteriche e quant'altro, sono tutti concentrati in preghiera per mandare amore al popolo afghano. Anche quello serve, perché poiché noi non siamo solo corpo, ma siamo fondamentalmente energia, e nel 2021, ribadisco con forza che dobbiamo entrare in quest'ottica di idee se vogliamo svoltare e migliorare questo benedetto mondo, non siamo solo materia, ma siamo soprattutto energia, noi dobbiamo smuovere l'energia. E quindi vi saluto perché siamo arrivati a 19 minuti e ho parlato anche troppo. Vi aspetto domani. Vi voglio bene. So che mi sentite, quelli che si sono sintonizzati, quelli che mi hanno vista, insomma, siete con me. Però spargete la voce, diffondete il messaggio, fate girare il video per favore. Cerchiamo di essere tanti, cerchiamo di dare un senso. I nostri amici giornalisti, a cui vanno i miei ringraziamenti, hanno dato la notizia autonomamente, cioè noi non abbiamo dovuto fare nulla. Devo dire la verità e li ringrazio ancora. Ringrazio la redazione del Mattino, la redazione di Repubblica, Napoli Report, Iuris News, il Tabloid e tanti altri ancora, ma non posso ricordare tutti. Hanno dato la notizia senza che noi facessimo tutto perché loro credono in questo gesto di solidarietà. Quindi siamo in tanti, facciamo sentire la nostra voce, magari qualcuno potrà riprenderci e vedranno le donne, le nostre sorelle afghane, ci vedranno con il volto coperto come sono loro, si sentiranno meno sole. Io vi voglio bene, saluto il mio grande socio di redazione Vincenzo Improta. Vincenzo, mi manchi con le tue straordinarie idee, ti aspetto domani e mi raccomando.
unione fa la forza, ma non solo quella dei corpi, soprattutto quella delle anime e dei cuori. Un bacio, ragazzi, a domani con i foulard. Eccoci.